Cuori nerazzurri, un saluto e una buona sera da Roberto Scarpini. Siete collegati con lo stadio Giuseppe Meazza per il derby. Dicono che è il numero 200, io i conti non li faccio sul numero dei derby. Una partita che arriva mai come questa volta così presto nella stagione. E allora subito il colpo d'occhio: da una parte il Milan dice avanti, dall'altra la nostra curva dice il vostro chiacchierone è ancora campione, perché era stato anticipato questo striscione da una ulteriore striscione che ricordava come un tempo i milanisti prendessero in giro l'Inter, perché ogni estate sotto l'ombrellone sognava di poter vincere. E invece adesso, dice il vostro chiacchierone, quello che parlava tanto d'estate, è per la quarta volta campione. E allora, tutto pronto per questa gara con la sorpresa di vedere Wesley Sneijder in campo dal primo minuto, maglia numero 10 al debutto assoluto, debutta nel derby, non c'è cosa migliore, vedremo quello che saprà fare. Allora le formazioni con Giulio Cesare in maglia bianca fra i pali, Maicon, Lucio, Samuele Chivu, la linea della difesa, Zanetti interno destro, Thiago Motta interno sinistro, Deki Stankovic davanti alla difesa, Wesley Sneijder dietro le punte che sono Eto'o e Milito, panchina Toldo, Cordoba, Muntari, Viera, Suazo, Santon e Mario. Il Milan risponde con il 4-3-1-2, modulo speculare, con Storari in porta, Zambrotta, Nesta, Thiago Silva, Ianculoschi la difesa, Gattuso e Flamini i due interni, Pirlo il playmaker, Ronaldinho dietro le punte, Pato e Borriello, la panchina del Milan con Leonardo, ci sono il portiere di riserva Roma, Onyewu, Inzaghi, Huntelaar, Ambrosini, Zedorf e Abate. Calcio d'inizio sarà per il Milan, Inter che partirà da sinistra a destra nel corso della prima frazione, manto erboso rifatto di fresco, quindi condizioni ottimali, lo stadio è completamente esaurito, c'è il pubblico delle grandi occasioni e come l'anno scorso e come l'anno prima, ricordate quel motivetto che veniva canticchiato qua e là. E c'è ovviamente la grande curiosità di vedere Sneijder in campo dal primo minuto, dietro le due punte, lui che è arrivato soltanto 48 ore fa. Inizia in questo momento il derby, forza ragazzi, a lui viene chiesto di arginare le giocate di Pirlo da una parte, dall'altra in fase di non possesso, in fase di possesso invece inventare, suggerire, concludere. Ricordiamo giocatore ambidestro, tira con entrambi i piedi, grande qualità tecnica, grande rapidità, grande dribbling, e già vediamo le coppie. E allora Deki Stankovic che va ad aiutare, tanto loro partono con Pato molto largo a sinistra, Borriello molto largo a destra e Ronaldinho che gioca praticamente da punta centrale. Deki sarà pronto ad accorciare, avanzano con Ianculoschi, cerca Pato, Maicon, suo compagno nazionale, lo calcia via, palla in out, rimessa con le mani, pronta ad effettuare la rimessa in gioco ancora il ceco Ianculoschi. Lucio esce subito in anticipo allontanando il pallone che va però in rimessa laterale, quindi nuova rimessa con il Milan che avanza di qualche metro rispetto alla panca di Leonardo, palla rimessa in gioco, Pato, colpo di tacco Ianculoschi, cross smorzato, c'è un colpo di testa di Borriello, allontana con giustezza il pallone Thiago Motta, poi c'è un controllo impreciso di Samuel Eto'o, fischia il pubblico del Milan, palla rimessa in gioco, ancora Pato, esce il colosso, palla al piede, rilancio in avanti, Maicon vince il take, Eto'o recupera il pallone, appoggia bene per Deki, Deki ancora per Eto'o che esce in dribbling, il pressing dei rossoneri con Samuel, che grande giocata, cambia gioco ed ecco Thiago Motta, palla larga per il principe, c'è il movimento sulla posizione di Christian Chivu, se ne va Milito da solo, va dentro, attenzione, salta il primo uomo, carica al destro, il suo tiro è alto, molto bene ragazzi. La rapidità con cui siamo usciti dal pressing, rossonero con grande qualità tecnica, poi Milito si è trovato a tentare la giocata individuale. Si riparte con Marco Storari, prima stagione di rientro dal prestito a Firenze dove ha fatto secondo, si trova addirittura primo nel Milan. Il rilancio in avanti, controlla Pato, l'intervento di Motta, poi esce Wally con la chioma corta, tagliati i capelli, intanto c'è un intervento in anticipo di Zambrotta su
Diego Milito. Inter che invece apre Milito a sinistra e Toho a destra e mette Sneijder in posizione centrale. Eccolo qua Wesley che gioca il suo primo pallone, palla giocata all'indietro, Kivu, Wally, coppia centrale composta da Lucio e Samuel che sono praticamente alla prima volta insieme, possiamo dirla così. Maicon punta Flamini, cerca l'1-2 con Eto'o, un rimpallo, ci prova comunque Maicon con l'intervento in anticipo del connazionale Thiago Silva. Maicon gli rimpalla il rilancio in out, palla che va a fondo campo, nuova rimessa affidata nuovamente quando si gioca soltanto da 3 minuti. Paolo Maldini viene inquadrato, è stato premiato giustamente con una bella cerimonia al Grimaldi Forum di Monte Carlo soltanto 2 giorni fa, giovedì, per la sua grande carriera, lui che ha abbandonato e è entrato in campo prima accompagnato da Leonardo, un momento forse un po' distensivo dopo che l'anno scorso si era lasciato con il Milan non in bella maniera. Kivu gioca la palla sul capitano Pupi per Diego, attenzione uomo, e subito scarica bene la palla fuori per Thiago Motta, gioca il pallone ancora per Milito, Kivu, cerchiamo di far girare palla, pressing di Gattuso, la grinta di Gattuso, Gattuso e Flamini che hanno un compito molto particolare, quello di non di aiutare molto la difesa che deve per forza avere il contributo di 2 centrocampisti visto che il lavoro dei 3 davanti non prevede in fase di non possesso granché. Jankulowski, riparte il Milan con Eto'o che viene subito al disturbo, palla giocata su Flamini, il pressing alto del capitano, Thiago Silva fa girare per Nesta, lo lasciamo giocare libero di incombenze, capitano che ritorna in posizione, nessuno va a prendere Nesta che calcia lungo, Lucio esce pulito, attaccato Milan che va subito a fare pressing e questa è un'altra caratteristica del nuovo Milan di Leonardo che lancia e va subito a pressare dove arriva il pallone anche quando viene perduto, palla giocata da Thiago Silva, il ragazzotto di Rio de Janeiro prelevato dalla Fluminense, arrivato l'anno scorso, è rimasto praticamente da gennaio a giugno ad allenarsi soltanto non potendo giocare. Intanto Dechi fa un buon cambio gioco per Christian Kivu, si parte, Sneijder si fa vedere, Kivu cerca di trovare l'olandese, giocata imprecisa e allora palla che viene gestita con un errore, poi l'intervento di Thiago Motta, bravissimo, scambia con Eto'o, si ferma, c'è il taglio del Principe, ecco Sneijder, controlla, allarga sulla laterale per la corsa di Kivu che tocca ancora per Eto'o, il Re Leone cerca l'1-2 con Milito, palla fuori per Kivu, controlla, può andare al cross, traiettoria smorzata, Sneijder può caricare il destro, palla per Thiago Motta, ci prova il tiro, la grande parata di Stolari, fagli assaggiare che colpi hai Wesley! Oh, subito al volo la sassata di Wesley Sneijder al minuto 6, subito il tiro e la grande risposta di Storari, la grande risposta di Storari, si accende il popolo nerazzurro che già ha capito chi è il numero 10, il nuovo numero 10, Pato, Lucio, Lucio, e il giallo, e il giallo per Flamini, ammonito, primo ammonito per questa brutta entrata su Lucio, primo ammonito al minuto 6 del primo tempo, grande intervento su Pato da parte di Lucio che gli porta via sfera, poi viene, mamma mia che entrata che gli ha fatto Flamini, intanto rivediamo il colpo, mamma mia che botta di prima a giro, è stato bravo Storari qua, eh? È stato bravo il portiere del Milan, calcio di punizione con l'uomo in smoking che gioca il pallone con un buon giro palla, viene Thiago a prendere bassa la sfera, l'attacca Ronaldinho, palla giocata lateralmente per Kivu, pressato da Borriello, l'1-2 con Wesley Sneijder, ancora palla fuori, Wally, Dechi viene qua a prendere il pallone, Stankovic, lob morbido per Thiago Motta, è un pelino alta, peccato, applausi comunque. E la capacità di tentare il tiro, attitudine che all'estero, io insisto a dire, hanno molto di più che nel nostro campionato. Fallo fischiato a Kivu ai danni di Borriello. Atteggiamento del Milan con le 2 punte molto molto larghe e Ronaldinho praticamente nel ruolo di terza punta, non di trequartista, non partecipa alla fase di non possesso. Pirlo, attaccato da Eto'o, parte in dribbling, cerca l'1-2 con Borriello che viene fuori, appoggia il pallone lateralmente, Zambrotta scambia ancora con Gattuso, lo lasciano libero di giocare, cerca il cambio di gioco per Flamini, buona l'apertura, cerca l'1-2 con Maicon, va dentro, attenzione pericolo e poi
sbaglia tutto Flamini quando arriva dentro l'area piccola. Intanto c'è Ronaldinho che disturba Giulio Cesar che voleva rilanciare veloce. Flamini protesta un po', si è un po' ingambato. Eto'o, buono il controllo, Gattuso su di lui, lo pressa, gli rimpalla via la sfera. Colpo di testa di Chivu, palla che rimane lì, Wally. Eto'o, azione confusa, gamba alta di Thiago Motta, dà il vantaggio a Rizzoli, no, comanda la punizione a favore del Milan con Gattuso che è già lì a urlare, punizione già battuta, fa ripetere però Rizzoli perché tutto quanto è caduto alle sue spalle, quindi vuole avere la gestione diretta del match quando sono 8 minuti e c'è già un ritmo alto, intensità alta della partita, ma è un derby signori, non c'è da stupirsi, anzi c'è da stupirsi quando non ci sono queste condizioni. Avete visto che Flamini si lamenta perché dice che ha subito un tocco da parte di Maicon, ma non mi sembra ci fossero queste condizioni. Tanto c'è un bel blocco su Ronaldinho della coppia Lucio Samuel e allora l'intervento di Giulione che recupera, si può ripartire con un lancio teso a cercare Milito che subisce, a mio modo di vedere, fallo da parte di Jankulowski, non è di questo parere Rizzoli. Allora Thiago Silva dall'A la manovra per i rossoneri, Gattuso pressato, all'indietro Nesta pressato ancora una volta, cerca il cambio di gioco per Jankulowski che arriva come può a toccare un pallone servendolo di fatto a Lucio che può far ripartire la manovra per noi. Attenzione sul filo del fuorigioco, il cambio di gioco, bravissimo Lucio, bravissimo Lucio. Palla che viene giocata allora da Thiago, la rasoiata per Eto'o e non riesce. Non riesce ad agganciare un lancio teso e quindi Storari. Intanto rivediamola questa azione dove Flamini. Si è capito, ha già fatto rivedere il nulla praticamente. Si riparte con il rilancio affidato a Storari, Milan che avvicina adesso i tre attaccanti, palla che andrà più o meno lì. E allora Storari calcia proprio in quella direzione dove vanno in due. Non è, attenzione ragazzi, andate in due, attenzione Pato, perde la palla Samuel, poi va a richiudere con giusto tempismo. Gli è rimasto un po' ingambato, ne ha approfittato Pato che ha tirato subito la conclusione diretta in porta con le mani. Si incarica Flamini di servire Jankulowski, attaccato dal capitano, palla che viene giocata da Flamini che cerca di saltare Zanetti, va al cross, Lucio che interviene, appoggia per Maicon, un intervento di un rossonero, manda il pallone in out, rimessa a nostro favore con il colosso che se ne può incaricare quando il cronometro dice sono 10 minuti giocati, parziale ovviamente ancora 0-0, una buona opportunità per noi con Sneijder che ha scaldato i guantoni di Storari con un tiro potente a giro. Palla giocata da Eto'o, toccato duro, no, da Jankulowski, allora è rimessa per il Milan perché la palla rimbalza sulle gambe di Samuel Eto'o. Palla giocata in avanti, Maicon, Pato si infila bene in mezzo a due, scambia con Ronaldinho, Ronaldinho cerca di giocare il pallone, deve fare all'indietro per la corsa di Zambrotta che allarga per Gattuso, capitano quest'oggi che va al cross rasoiato, teso sul corpo di Thiago Motta, palla che va in out, è rimessa per loro. Gattuso, Zambrotta, riparte l'azione, ancora Gattuso, il suo cross, attenzione all'intervento di Ronaldinho, poi allontana Chivu, sulla palla vagante Jankulowski e Eto'o provano ad andare, la meglio il difensore rossonero per Ronaldinho con il petto, Sneijder interviene, ruba palla, attenzione, innesca, ci prova ad innescare Principe, è bravo Nesta, poi salta bene con un dribbling rischiando anche su Eto'o, applaude Mourinho. Il pressing dei nostri, Pirlo attaccato da Sneijder, cambia gioco Pirlo con una buona apertura sulla destra ma Zambrotta non ci può arrivare, rimessa a nostro favore, bravi ragazzi. Due squadre che pressano, tutte e due che cercano di rendere difficile la logica del gioco della formazione avversaria. Palla che viene giocata da Sneijder, attaccato da Pirlo, subito servito Milito, Milito cambia tutto sulla destra per la corsa di Maicon. Chivu scala, gli dice Mourinho che guarda come fanno i grandi allenatori quando sei in attacco cosa c'è in difesa. Zanetti, ancora Maicon, porta via l'uomo, Milito chiama la profondità, c'è il cross a cercare il colpo di testa di Eto'o, l'intervento di Dechi che aggancia ai 30 metri, Sneijder cerca e trova al limite Thiago Motta, tenta il ditacco di servire l'olandese, ripartono loro con Ronaldinho, l'intervento bellissimo di Dechi, poi Thiago Motta, poi Samuel, attenzione Eto'o che prova ad andare dentro, attaccato da Gattuso. Gattuso cerca di toccargli via il pallone, sta per commettere fallo, Eto'o se lo beve, attenzione, attenzione Re Leone, buttato giù, punizione per noi, no, l'arbitro dà il vantaggio,
dal vantaggio perché teniamo palla, attenzione, avrei preferito la punizione da lì. Cerca l'1-2 Milito con Maicon, l'intervento del capitano, salta tutti, guadagna la bandierina, potrebbe servire Maicon, palla dentro l'aria, cross immediato Storari, applausi, 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 subito il rilancio però di Storari a cercare Pato con l'intervento fuori tempo di Lussio, Pato che se ne va in azione personale, entra in aria, Pato solo, la palla fuori, Ronaldinho alto, questo è quello che bisogna temere, le ripartenze del Milan e subito Ronaldinho che protesta, che va a dire qualcosa a Deki che gli dice stai attento e Rizzoli lo chiama a sé, lo chiama a sé, l'occasione al minuto 13 per Ronaldinho con Rizzoli che lo va immediatamente a placare, ma velenoso il contropiede di Pato, vedete la palla fuori, lui va a calciare, poi si butta, ma per favore, episodio impalpabile ai fini della cronaca, calcia male sul disturbo, c'è il rilancio in avanti, prova ad andare Milito, Milito perde il duello contro due rossoneri, erano Flamini e Ianculoschi, allora il francese che cerca di inventare qualcosa, c'è Sneijder che lo disturba, allora con una certa difficoltà il Milan esce dal nostro pressing con Pirlo che cambia sulla destra per Zambrotta che avanza, sovrappone Gattuso, viene servito, ruolo di alla destra, c'era una linea poco distante, eccolo qua, vertice, cerca il cross teso, Giulio Cesar, grande Giulione, esce poi da terra, calcia via una palla che era rimasta un po' lì, gli era rimasta un po' sotto, Maicon in avanti per Sneijder, l'anticipo è di Thiago Silva, palla dentro, è un bel derby, Borriello, emozioni, squadre che rischiano, il pressing se vanificato creano superiorità, Pirlo sulla sinistra, può andare a cross, palla a tagliare l'area, Lussio bicicletta in tribuna con le mani, subito Pirlo mette in movimento Ianculoschi che può andare al cross, Milan che cerca di più il cross rispetto al passato, la palla dentro con Ronaldinho che mette il pallone a fondo campo, reclama il calcio d'angolo Gattuso, Rizzoli dice per favore torna a fare la sentinella lì a centrocampo e quando siamo al quarto d'ora Ronaldinho che protesta dice il secondo che non mi fischi, tanto Giulione sbaglia il rilancio per Eto'o, un Inter che e Mourinho non ci sta a vedere questi errori, un errore di misura, ha calciato male Giulione, rimessa con le mani per il Milan che Zambrotta effettua servendo Nesta, Nesta per Gattuso, si gira Gattuso, gli porta via palla Thiago Motta ma in maniera irregolare, quindi si ripartirà con una punizione dai 40 metri che il Milan andrà a battere probabilmente con Pirlo, vediamo se da lì ci sarà una traiettoria calibrata verso il centro dell'alto, rivediamo l'impatto tra i piedi del numero 8 nerazzurro e quello del numero 8 rossonero, sale Nesta, ci sarà quindi un taglio dentro, sale anche Thiago Silva, giocatore che nonostante non abbia grandi centimetri, non è alto quanto Materazzi ad esempio per fare riferimento di un colosso difensivo, ha buona elevazione, ricorda un po' Ivan Cordoba che non è altissimo ma ha ottima elevazione. C'è uno schema qua, attenzione, parte Pirlo che tenta il tiro smorzato dal capitano in calcio d'angolo. E c'è il primo corner della partita, è in favore del Milan. Primo corner della gara, quando abbiamo superato il primo quarto d'ora, mi sembra che si stia giocando già da un'ora, siamo solo al minuto 16, perché è una gara molto intensa, molto bella, un grande derby per ora. Forza ragazzi, dalla bandierina Pirlo, pronto a mettere il pallone, novità che non c'è più Ronaldinho a battere i corner ma staziona dentro l'area, la testa è quella del principe che allontana, poi Sneijder contro Gattuso, rimpalla la sfera nella zona di Pirlo che serve ancora a Gattuso ma è giocata imprecisa e allora si riparte con la rimessa affidata a Giulio Cesar con Milan che si va a riposizionare e Gattuso che cade a terra, attenzione, problemi per Gattuso, problemi per Gattuso che è improvvisamente caduto a terra, non riusciamo a capire che cosa sia accaduto, vedete Gattuso, no, qua è un'azione precedente, c'è forse bisogno di un cambio addirittura, forse è un problema fisico, non è chiaro, non è chiaro che cosa sia accaduto a Gattuso, pronto Ambrosini in eventualità, immaginiamo che possa essere questa, sta spiegando ai sanitari rossoneri che problema un polpaccio a quanto pare,
al ginocchio, si rialza, vediamo, lascia il terreno di gioco Gattuso. Non vedo alcuno dalla panchina del Milan iniziare il riscaldamento, probabilmente solo uno spavento. Non è chiaro cos'è accaduto a Gattuso, che sta parlottando nel frattempo. Il problema mi sembra che ritorna a sedersi, a sdraiarsi a terra Gattuso. Intanto c'è Thiago Motta, Eto'o, Milan in 10, palla giocata da Dechi, sbaglia la giocata Ronaldinho, attenzione, cerca il contropiede, sbaglia il lancio in avanti per Pato, Giulio Cesare è pronto a intervenire, continua a non far scaldare alcun giocatore Leonardo, Gattuso lo stanno lavorando, mi sembra di vedere da qua al polpaccio o alla caviglia, forse un piede messo male, chissà. Maicon, palla sporca, la tiene dentro con giustezza, poi serve il capitano, capitano che va da solo, palla al limite, Thiago lascia Sneijder, tocca per Eto'o, attenzione, Eto'o cerca la triangolazione, Thiago Motta, attenzione ancora Eto'o, Thiago Motta cerca di andare da dentro, un po' troppo leziosa, si cerca il tocco di troppo e allora il fallo di Thiago Motta ferma la ripartenza di Zambrotta, peccato perché lì si poteva andare al tiro anche magari un po' prima. Intanto Gattuso con uno strano accessorio al piede rientra in campo, forse una distorsione, non so cosa gli ha messo, del ghiaccio, cosa possono, vediamo se ci aiuta la regia inquadrandola a capire che cosa gli hanno posizionato, forse del ghiaccio, può aver preso un pestone, chissà, non è chiaro. Intanto si riparte con il calcio di punizione che va a battere Sandro Nesta. Nesta gioca sulla destra il pallone per Zambrotta, ma si intromette Chivu che anticipa, Gattuso è già rientrato in partita, recupera bene il pallone portandolo via Milito che poi glielo va a sottrarre, se ne va, poi Nesta è spaccata, bel intervento del romano, Gattuso tiene palla, Thiago Motta lo disturba, Gattuso pressato, si deve girare per saltare il nostro brasiliano, poi Chivu arriva a mettere il pallone in out, nulla di fatto, rimessa con le mani per il Milan, partita che adesso sta vivendo un momento interlocutorio dopo 15 minuti ad alto ritmo da entrambe le parti, palla da rimettere in gioco e rimessa affidata a Zambrotta, c'è Borriello che viene incontro, protegge, cerca di crossare, anzi serve Ronaldinho, Ronaldinho si gira, cerca il pallone dentro per Zambrotta che può andare al cross, traiettoria dal fondo, palla dentro, colpo di testa di Flamini, anzi di Borriello, palla che termina a lato. Si riparte con il pallone che viene rimesso in fondo in gioco da Giulio Cesar, rivediamolo il cross, in realtà è, sì, è Borriello che stacca, si disturba un po' con Flamini che arrivava a fare il taglio dall'esterno e allora si riparte con Giulio Cesar, Inter che ha articolato delle buone manovre, qui manca qualcosina fino a questo momento, Maicon, recuperiamo bene, si riparte. Palla nello spazio per Eto'o, attenzione, salta secco l'avversario, era Thiago Silva, palla al limite, Sneijder cerca di prima Milito, allontana poi Dechi, palla per Thiago Motta, attaccato da Gattuso, gioca il pallone per il capitano, capitano che parte in slalom, va dentro Zanetti, buttato giù da Pato, punizione per noi, attenzione qua, arriva Sneijder, un po' lontano da lì, però ci si può provare, attenzione. C'è anche Eto'o che dice ci proverei anch'io da qua. Capitano ha visto il varco, ha provato a puntare, è stato spintonato da Pato che lo ha tamponato da Tergo. Ne esce questo calcio di punizione. Calcio di punizione che... è Sneijder e lui, Wesley che mette palla giù. Vediamo. Storari chiama barriera, ma non se lo stanno filando molto in questo momento, c'è solo Pirlo che si sta posizionando, vediamo, lì può mettere una palla a giro sull'angolo alla sinistra, parte la rincorsa, il suo destro è murato, recupera Maicon, ha cercato il tiro forte, Maicon mette in movimento il capitano che salta Pirlo, entra in area, guadagna il fondo, corner numero uno per noi, forza ragazzi, primo corner della gara per i nostri, con Sneijder che va alla bandierina di destra, Milan che lascia il solo, no, Pato e Ronaldinho, e allora da noi rimangono in copertura Zanetti, Chivu e Maicon,
per cercare di arginare le eventuali ripartenze. Parte la traiettoria, il colpo di testa della difesa, ferma il gioco Rizzoli vedendo un'irregolarità e danni mi sembra di Sandro Nesta, quindi calcio di punizione dentro l'area in favore della squadra milanista. Eh sì, proprio fallo fischiato a Samuel ai danni di Nesta. Storari reclama qualcosa, sta urlando qualcosa a qualcuno, non abbiamo capito con chi ce l'abbia. Guardava verso la nostra panchina, non so a chi indirizzava la propria voce. Storari rilancia, palla che va nella zona di Ronaldinho, colpo di testa, recupera la palla Maicon, appoggia all'indietro a Lucio, intanto ha preso un calcione Deki Stankovic. Lucio appoggia lateralmente la palla per Wally che allarga Kivu. Kivu attaccato, messa la palla in out dall'intervento in scivolata di un Borriello molto generoso che mi sembra fra i tre davanti è quello che si dà un po' più da fare per fare un minimo di pressing, un minimo di disturbo. Hanno tentato di farlo anche Ronaldinho e Pato ma mi sembra con minore efficacia. Palla scodellata da Lucio per Maicon, siamo sulla tre quarti destra con il pallone messo dentro nello spazio bene per Milito, lo va a contrastare Jankulowski, Principe va a cross, traiettoria chiusa da Thiago Silva in corner numero due per noi. Secondo tiro dalla bandierina e allora risalgono i nostri saltatori, si va a ricreare il terzetto di prima, Maicon, Zanetti e Kivu a chiudere su Pato e Ronaldinho. Dalla bandierina Wesley Sneijder pronto a piazzare una traiettoria invitante verso il centro dell'area, partono i blocchi, palla dentro, la testa è quella di Borriello che allontana, poi Pato controlla il pallone, salta in tunnel Maicon, poi c'è Deki, attenzione al contropiede del Milan, c'è il grande intervento di Wally, qua bisogna evitare che la palla vada in calcio d'angolo, ci pensa Giulione, eccolo qua che rilancia subito lungo il pallone nella zona di Nesta però e si va a riprendere il pallone, bravo Giulio che ha fatto un'entrata veramente di grande qualità. Thiago Silva, Gattuso riparte la sfida con il pallone che viene giocato Pirlo, Leonardo l'ha tolto da centrocampo, lo ha messo a giocare laterale a sinistra e Sneijder è qua a chiudere, quindi è proprio una marcatura a uomo, gli ha detto tu lui non devi farlo giocare, solo può fare i passaggi laterali, giocare il pallone agli amichetti, basta, non fagli fare lanci. Ci prova invece Kivu a mettere in profondità per Eto'o, aggancia con Nesta che gli tocca via la sfera, Samuel la tiene viva, Nesta seconda battuta gli mette la palla in out, la rimessa con le mani. Sono 25 minuti nel primo tempo, 0-0 tra Milan e Inter. Kivu scambia il pallone, attenzione Thiago Motta ancora per Eto'o, palla per Sneijder, l'1-2, attenzione, cerca di andare dentro, Eto'o è chiuso, palla fuori ancora per Thiago, Thiago ancora per Eto'o, protegge, fallo, tampone Ronaldinho, si arrabbia Flamini ma e Ronaldinho è attaccante e quindi ha fatto un fallo ingenuo che c'è ma non essendo difensore non ha la malizia e allora Rizzoli chiama a sé Gattuso che gli dice che protesta ma qui c'è proprio tutta l'ingenuità, vedete l'ingenuità dell'attaccante che va a fare un fallo che un difensore onestamente così gratuito non avrebbe mai fatto. Il fallo c'è, Rizzoli a un metro decide, c'è poco da protestare e qua c'è un calcio di punizione su cui vanno a prepararsi il Drago e Sneijder, vediamo, ci prova ancora, ha già scaldato i guantoni a Storari con un grande tiro che è stata fino a questo momento la più grossa occasione da gol al minuto 6. Sneijder contro Storari, possiamo definirla così, c'è una barriera in mezzo per carità, vediamo, 26 minuti, distanza regolamentare della barriera, sì, parte il destro, cercato ancora il tiro di potenza e non una palla a invito a giro, rimpala la barriera, Lucio, anzi Wally, avanza, cerca ancora Sneijder, di prima il tocco laterale per Milito che va a tenere il pallone vivo e calcio d'angolo, terzo corner a nostro favore. Terzo tiro da bandierina, Zambrotta come può ha cercato di andare a contrastare la percussione, Milito ben servito di prima. Allora parte la traiettoria, palla sul primo palo, cadono a terra in quattro e sulla palla recuperata da Pirlo, Sneijder va, la porta via, ma in maniera irregolare dice Rizzoli, da vedere perché è stato uno spalla a spalla.
così ha deciso, rimane un po' basito Sneijder, ma tant'è, calcio di punizione per il Milan. Spalla contro spalla, poi si aiuta un po' con il braccio, allora Pirlo forse un po' mestierante si lascia cadere e allora l'arbitro dà la punizione. Punizione che va a battere Zambrotta, si fanno sentire le due curve con i classici cori di incitamento. Si avvicina la mezz'ora, un bel primo tempo fino a questo momento, molto intenso. Il rilancio di Zambrotta in zona Borriello, volley di testa, palla che si devono andare a prendere in due. C'è un fallo, mi sembra, di Ronaldinho. Eh sì, fallo di Ronaldinho che mette una gamba di troppo su Chivo, che va a stamparsi sul tabellone diventando una pubblicità aggiuntiva. Palla che viene servita dal capitano per Maicon, Flamini. Maicon lo punta, cerca di andarsene dentro con un taglio centrale, chiamano due con Eto'o, palla fuori per il capitano, ancora il Re Leone, attenzione, cerca di trovare varchi personali, chiuso, e allora Zanetti, palla al limite, il colpo di magia, attenzione, Milito, palla dentro, Thiago Motta solo, e gol, 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 ma che azione ha fatto l'Inter, ma che azione ha fatto l'Inter! Tutta un tocco al 29, Samba, Samba, Samba Meazza, il gran gol di Thiago Motta, bellissima l'azione, 1-2-3 entra e batte Storari con una giocata preziosa, il gran gol di Thiago Motta, il gran gol di Thiago Motta, ma bellissima l'azione, guardate, Eto'o, Milito, imposta Thiago, va a chiudere la triangolazione, ma questo è il manuale del calcio, questo è il manuale, l'ABC, 1-2-3 come i passi del valzer. E allora Inter in vantaggio quando siamo quasi alla mezz'ora, il gol di Thiago Motta a chiudere una bellissima trama al limite dell'area di rigore, e la grinta e la gioia di Thiago Motta per il gol del vantaggio. Forza ragazzi, Jan Kulowski, riparte il Milan. Flamini cambia gioco orizzontale sulla destra per Zambrotta, attenzione al movimento Gattuso, chiama la profondità Ronaldinho, c'è l'intervento in anticipo di Lucio, Pirlo, palla per Flamini, Zanetti che lo morde, allarga per Pato, Maicon su di lui, lo punta uno contro uno, si gira, cerca il taglio dentro per Borriello che difende, la palla viene deviata ma evita il calcio d'angolo Giulione con una giocata divertente, fa una scivolata per tenere il pallone. Borriello, ho notato che partiva con tirando la maglia di Chivu, Borriello, quindi il mestiere degli attaccanti. Rilancio, Milito protegge con Jan Kulowski che lo tampona, lo butta giù, punizione per noi. È la spinta, allarga proprio le mani Marek Jan Kulowski, quinta stagione al Milan, prelevato 5 anni fa dall'Udinese. Punizione battuta, Eto'o si gira, retropassaggio di Thiago Silva, Storari sul pressing del Re Leone, deve calciare in tribuna. E allora si riparte con la rimessa a nostro favore, bravo Samuel Eto'o, palla rimessa in gioco, attaccato da Thiago Silva, si deve girare, attenzione alla magia, gioco di gambe, op, 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 palla fuori per il capitano, palla in banca, attenzione Saverio, parte in dribbling, scarica ancora su Eto'o. C'è Maicon poco distante, vediamo l'intervento in spaccata di Flamini, rimessa ancora per noi. Dispensa parole José Mourinho dalla panca, rimessa sulla destra con Maicon, 31 minuti, Inter in vantaggio per una rete a zero. Il gran gol di Thiago Motta, con le mani, Maicon, attenzione. Eccolo qua, il principe, palla fuori per Maicon, può andare al cross, c'è Jan Kulowski su di lui, palla dentro ancora per Milito, palla fuori ancora per Maicon. Cross di sinistro, trattenuto in area Thiago Motta, poi volley di testa, Sneijder, controllo al bacio, palla buona per Milito, si gira, allarga per Thiago, palla ancora per Milito, potrebbe caricare il destro, Sneijder, parte in dribbling, fuori, attenzione, Thiago, il tiro, rimpalla Zambrotta, recupera Chivu, con Borriello che lo disturba, allora lui con calma va a giocare il pallone su volley, bravi ragazzi, calma ragazzi. Lucio, palla per il capitano, forza ragazzi, pallone servito a Maicon, tenta il numero, gli tocca via la palla in out, Jan Kulowski, rimessa immediata per il capitano, è in vantaggio Thiago Silva,
protegge questo pallone che fila a fondo campo e rimessa per il Milan. Applaude Zanetti. L'idea di Maicon di servirlo subito in profondità. E allora festa grande sugli spalti con Thiago Silva che recupera il pallone. Il ragazzo di 25 anni di Rio de Janeiro gioca per Nesta, che di anno ne ha qualche in più. Romano della capitale batte lungo a cercare Borriello. Milan che cerca molto questi lanci lunghi quest'anno. Palla che viene giocata da Chivu in out, la rimessa di Gattuso per Zambrotta. Milan che è già lì. Zambrotta che avanza, Ronaldinho cerca il pallone, viene servito. Dechi lì, non farlo guardare, non farlo giocare. Palla larga per Gattuso, può andare al cross. Scambia con Zambrotta, ancora Gattuso. Gattuso contrastato da Thiago Motta. Cerca il cross, la testa di Lucio, poi Sneijder attaccato da Pirlo. Subisce un fallo d'arbitro dal vantaggio, gioca di prima Thiago di Permilito, a manovra ariosa, si riparte con il capitano, sovrappone Maicon, gliela ha messa un pelo dietro. Maicon con la sua gestualità fa capire che la voleva più avanti. Milito, palla per il capitano, ancora Maicon in un fazzoletto, vediamo, parte in dribbling, fallo, fallo, fallo di Flamini, era fallo Flamini, riparte il Milan, attenzione, palla in avanti, Wally, amarilla per lui, primo cartellino giallo del campionato, minuto 33. Ma tutto nasce, Maicon va a protestare da Rizzoli, da un evidente fallo, perché gli fa la finta, passa col pallone e c'è un'ostruzione netta da parte di Mathieu Flamini, non è di questo parere però il signor Rizzoli. Allora calcio di punizione che va a battere Pirlo, mentre vanno a salire Nesta e Thiago Silva, quindi ci sarà ancora, se rivediamolo, guardate, eccolo qua, passa e c'è... con il braccio, gli mette il braccio davanti e lo spintona via. Giulione dice, attenzione, corner, punizione battuta, la testa di Dechi che allontana, Maicon che recupera, pronto a innescare il rilancio per Eto'o, contropiede al veleno, 3 contro 2, attenzione, il Re Leone va dentro, Gattuso entra in area, messo giù, è rigore giallo. Eto'o entra in area, arriva da Gattuso da dietro. Vogliono il rosso i nostri. Vogliono il rosso, via dice. Vogliono il cartellino rosso i nostri. Vogliono il cartellino rosso, attenzione a non incappare noi in parole gratuite che poi ci costano dei gialli. José Mourinho reclama, era davanti al portiere. Se non è chiara occasione da gol quella. Quella è chiara occasione da gol. Milito. Milito contro Storari. Questa era chiara occasione da gol. Reclamano i nostri ma non vengono ascoltati. È pronto Rizzoli a fischiare. Il principe contro Storari. Invita Thiago Silva a stare fuori dall'area di rigore. Tutto è pronto. La rincorsa di Milito. Il tiro. È gol! Il principe! E sono due! 36 minuti, Inter al raddoppio con il gol su calcio di rigore del principe Milito. E Milan graziato di un rosso per il fallo da ultimo uomo su una chiara occasione da gol da parte di Gattuso ai danni di Eto'o, ed è il gol del 2-0, 36 minuti. Festa grande sugli spalti, forza ragazzi, 2-0 per noi. Forza ragazzi! 36, Thiago Motta e Milito. E allora riparte il Milan con Flamini, palla per Jan Kulowski. Intanto c'è qualche tafferuglio. Ma calma, calma, state calmi tutti quanti. Si può anche perdere un derby senza doversela prendere con gli interisti che sono qua vicino a noi. Palla giocata da Zanetti che recupera bene Sneijder. Thiago si riparte con Eto'o. Forza ragazzi. Attenzione, palla larga per Christian Chivu. Dentro per Sneijder. Invitano a fermarsi perché non ce la fa più Gattuso. Ha chiesto il cambio Gattuso. Dentro Ambrosini allora. Non ce la fa Gattuso, parla con Zanetti, l'amarezza di Rino Gattuso che chiede il cambio. Gattuso si è infortunato ulteriormente nell'azione di prima, tra l'altro ammonito
un Gattuso che doveva già essere a far la doccia in realtà, perché il regolamento mi sembra abbastanza chiaro, un fallo da ultimo uomo su una netta occasione da gol. Eto'o era solo contro Storari, non si può dire. Entra Seedorf, entrerà Seedorf e non Ambrosini. È una mossa un po' a sorpresa questa, possiamo leggerla in questa maniera. Al minuto 38 dentro Clarence Seedorf, fuori Rino Gattuso. Intanto rivediamola dall'alto, questa azione bellissima in contropiede, 3 contro 2 erano, vediamo, è solo contropiede, non possiamo dire che potesse rinvenire il giocatore del Milan che lo stava accompagnando. Allora non può esserci ancora il cambio perché non è pronto Clarence Seedorf, allora Gattuso rimane in campo. Inter che gioca di fatto 11 contro 10 perché Gattuso è in campo, ma si vede che non ha capacità di poter gestire e di dare aiuto alla manovra. Inter che sembra quasi voler far passare del tempo. Oh, no, ci riproviamo. Allora ripartiamo sulla destra con Maicon, palla per Zanetti. Zanetti per Dechi. Dechi per Thiago Motta. Thiago Motta che allarga per Sneijder. Sneijder attaccato da Pirlo, scarica ancora su Thiago che parte in dribbling, cerca e trova la collaborazione di Milito, palla fuori per Sneijder che potrebbe cambiare il gioco sulla destra per Eto'o, interviene con un buon anticipo Thiago Silva. Ronaldinho innesca il contropiede per Pato, Maicon che accorcia Lucio, viene saltato, è proprio Maicon che va a recuperare il pallone con grande senso della posizione, non andando a mettersi alle spalle del centrale che aveva scalato. Poi buono il movimento, brutto fallo di Gattuso, espulso Gattuso. E qua è veramente la leggerezza di Gattuso che si dispera, fa un brutto fallo su Sneijder mentre c'è intanto Ronaldinho che va a dire qualcosa a Sneijder. Guardate che entrata brutta che gli ha fatto una forbice al centrocampo, era già ammonito, deve lasciare il campo, Milan in 10 e Seedorf che stava entrando può tornare a sedersi probabilmente, adesso vediamo che cosa cambierà, probabilmente toglierà una punta. Gattuso disperato, ma disperato con la sua panchina per aver tardato il cambio, ha detto non esiste che si debba impiegare tutto questo tempo per fare un cambio, è rimasto in campo, gli è costato il secondo giallo e come dicono a Milano, visto che a Milano siamo, San Juan fa mingangan, San Giovanni non fa inganni, doveva già essere espulso per il fallo da ultimo uomo, è solo ritardata questa decisione, ma effettivamente a livello di casistica è molto particolare questa situazione che vede veramente, adesso abbiamo giocata con una battuta per carità, ma in realtà un giocatore ammonito che si infortuna, gli chiede il cambio, non viene sostituito perché il compagno non è pronto, rimane in campo per onore di firma, si trova costretto a fare un fallo d'ammonizione e deve lasciare il campo anzitempo, penso che non si sia mai vista sui campi di calcio, è capitato anche questo. E allora continua a scaldarsi Clarence Seedorf e si riparte con Sneijder che è a bordo campo assistito dai nostri sanitari. Inter in 10, Milan in 10 in questo momento, ma fra un po' rientra Sneijder, ritorniamo con l'uomo in più. Dechi, palla giocata su Christian Kivu, aspetta, dice Rizzoli, a fare rientrare l'olandese perché la palla non è nella zona giusta e allora finché rimaniamo da quella parte non può dare l'ok a far rientrare Wesley Sneijder. Palla giocata all'indietro, Thiago Motta, Dechi, buono il controllo, può cambiare sul fronte opposto, lo fa servendo Zanetti, adesso rientra Sneijder, ritorniamo con l'uomo in più, Maicon, attenzione, c'è il taglio dentro, cercare Milito, il colpo di testa di Nesta e lì bisogna cercare Sneijder con un cambio di gioco clamoroso dal lato opposto. Pirlo, riparte la manovra, Milan adesso sotto per 2-0 con l'uomo in meno per espulsione del suo capitano Gattuso, capitano è diventato adesso se non sbaglio Andrea Pirlo. Palla che viene giocata da Zambrotta, Milan che avanza sulla destra, sono 41 minuti di gioco con Ronaldinho che gioca il pallone ai 35 metri, parte in dribbling, cerca di saltare Kivu, lo vanno a contrastare, si butta a terra, ma è sempre a terra questo qua però. Pato largo sulla sinistra, cerca l'uno contro uno Lucio contro di lui, cerca di saltarlo, vediamo, gioco di gambe, Lucio lo chiude in corner, non si passa, c'è l'uomo che è in smoking che non fa passare nessuno da quella parte. Allora c'è il pallone dalla bandierina con Pirlo pronto a battere, rimane alto solo Eto'o, tutti gli altri rimangono dietro, chiama lo scambio corto Pato, no gli dice Pirlo, batto lungo, sale Nesta, sale Thiago Silva, vanno in copertura Jankulowski e Flamini,
parte la rincorsa di Pirlo, morbida, secondo palo, colpo di testa di Borriello che forse strattona un po', e palla che va a fondo campo, è rimessa per noi. 42, andiamo a prendere il taglio all'intervallo con il doppio vantaggio, strizza l'occhio Decchi a qualche suo compagno, intanto vediamo questa trattenuta, si trattengono tutte e due, Samuel e Borriello, come meno fanno più in matematica, qui spinta, trattenuta, vuol dire non fallo. C'è il rilancio di Giulio Cesar che chiede se Milan vuol fare il cambio. C'è il rilancio, Kivu, Decchi, controlla, parte Milito, innescato, attenzione, Principe! Non riesce ad agganciare bene un pallone al bacio che gli aveva servito il Drago. Palla che viene servita a Flamini. Cos'è cambiato nel Milan con l'uscita di Gattuso? Niente, giocano con un 4-2-3 praticamente, c'è una palla persa recuperata da Thiago Motta, l'autore del primo gol dei nostri, pallone giocato da Sneijder che mette bene, pallone nello spazio per il capitano che si libera della marcatura, mette in movimento Milito, il velo, palla per Maicon, andiamo al cross dalla destra, parte il tiro, rimpallato, corner per noi, numero 4, forza ragazzi, un gran primo tempo dell'Inter che trova prima il vantaggio, poi il raddoppio, ma io vedo solo Inter sul mio taccuino, dalla bandierina Wesley Sneijder pronto a battere. Adesso vanno tutti in area di rigore i giocatori del Milan, compreso Pato e Ronaldinho. La rincorsa di Sneijder, mischione all'interno dell'area di rigore, calibrato, colpo di testa, il tiro, la grande parata di Storari sul tiro di Lucio, miracolo di Storari. Al minuto 44 Lucio trova una grande risposta di Storari, un sinistro potentissimo, riguardiamo il colpo di testa, lui va al tiro e Storari fa una grandissima parata vanificando il colpo del 3-0. Sneijder, fallo su di lui commesso da Pirlo, punizione per noi, stretta di mano fra i due, guardo il cronometro, 44, ci sarà da recuperare almeno 3 o 4 minuti perché la partita si è frammentata più volte per le ammonizioni, per l'infortunio duplice a Rino Gattuso. Cristian Kivu gioca il pallone in avanti per Eto'o, ancora Kivu che gioca la sfera su Thiago Motta, c'è movimento a incrocio, palla larga per Lucio gioca facile, la palla sul Drago, Decchi guarda il movimento dei compagni, vengono incontro Thiago Motta, Sneijder, Thiago sullo stretto, attenzione, palla in avanti per Milito all'indietro ancora per Thiago Motta, Decchi di testa all'indietro, 3 minuti di extra time dice Gervasoni con la sua bella lavagnetta, capitano, palla per il Principe che allarga per Maicon che salta a secco, Jankulowski arriva dentro, attenzione Milito, palla dentro, Maicon è solo, il tiro, è gol, il colosso, è gol, dove va, ma dove sta andando, dove è andato, e là a salutare i tifosi, eccoli là, tutti i suoi amici, 1, 2, 3, è per voi il gol del colosso al minuto 46, ma che azione ragazzi anche questa, guardate il colosso Maicon, 10° gol in maglia nerazzurra in gare ufficiali per lui, guardiamo l'azione, guardate, parte in dribbling, salta Jankulowski, Milito, palla che gli viene messa dentro, controlla, guarda, poteva anche servire Tocchi, era solo, è il gol del 3-0, apoteosi e Meazza, primo tempo capolavoro della nostra Inter che sta mettendo sotto il Milan per 3-0, Milan che ricordo sta giocando in 10 uomini dal minuto 39 per espulsione di Gattuso per doppia ammonizione, Flamini, Milan che adesso non vede l'ora di andare a prendere il tè per rimettere un po' a posto le idee, Jankulowski, Pato, è capitano che gli porta via sfera, Maicon rilancia immediatamente avanti per Eto'o, Thiago Silva, il più lesto è Flamini, però c'è Decchi che recupera, guardo il cronometro, mancano 90 secondi alla fine del primo tempo, duettano Milito e Eto'o, attenzione, eccolo qua Re Leone, palla fuori per Decchi, Sneijder, Kivu, e per fortuna non ha fatto allenamenti con i compagni Sneijder, perché figuriamoci se avesse fatto almeno 2 allenamenti,
fanno i nostri tifosi con un possesso palla vanificato però dall'intervento di Zambrotta. Nesta, Pirlo e Tolo insegue, palla di Thiago Silva, avanza il Milan, insiste Mourinho a dire non mollate, adesso non è mica finita. E allora Jan Kulowski, palla fuori per Thiago Silva, Thiago Silva per Pirlo, lo viene a prendere qua Thiago Motta, attenzione Jan Kulowski, profondità per Pato, può andare al cross, calcia male, la palla diventa però insidiosa, attenzione, e poi c'è una palla che è ancora viva, Ronaldinho la tiene, attenzione, contro cross, la testa di Dechi, Pirlo al limite, svirgola, non commettiamo falli lì, bravi ragazzi, palla dentro, Giulione! Andiamo a prendere su te, dai, mancano 20 secondi. E allora Inter in vantaggio per 3-0, capolavoro. Palla che viene giocata da Giulio Cesar, tanto rivediamo il gol di Maicon. Controlla Maicon per il capitano, manda tutti quanti a prendere il 3, Inter in vantaggio per 3-0. Un Inter eccezionale nel primo tempo, i gol, il 29esimo di Thiago Motta, al 36 minuto su rigore, al 46esimo Maicon. Complimenti ragazzi, pausa per noi. Nuovamente collegati con il Meazza per il secondo tempo del derby Milan-Inter, ci sono due cambi in casa Milan, stanno per entrare Seedorf e Ambrosini e escono Flamini e Borriello, quindi queste le i due cambi, quindi va a sistemare il centrocampo Leonardo, che cambia completamente volto la sua squadra, quindi si schiererà con Storari fra i pali, Zambrotta, Nesta, Thiago Silva, Jan Kulowski in difesa, centrocampo con Seedorf, Pirlo e Ambrosini, Ronaldinho e Pato in attacco, un 4-3-2. Questo è l'atteggiamento, Inter che rimane col vantaggio dell'uomo in più, ma soprattutto con il vantaggio dei 3-0 con cui si sono conclusi i primi 45 minuti, grazie ai gol di Thiago Motta, Diego Milito sul calcio di rigore e Maicon al minuto 46. Vediamo tatticamente che cosa cambierà nel Milan, come Leonardo avrà preparato nell'intervallo questo cambio e questo atteggiamento diverso con le difficoltà di, tanto inizia in questo momento il secondo tempo, ribaltare una situazione che punisce la sua squadra sotto di 3 gol da una parte, dall'altra la necessità di doverlo fare con l'inferiorità numerica. Seedorf a sinistra, Ambrosini a destra, fra l'altro Ambrosini è un mancino, quindi però tant'è, le scelte sono quelle di Leonardo. E allora Jan Kulowski, Inter che rimane con lo stesso assetto, Seedorf che non è partito dal titolare, non è ancora al meglio della condizione fisica, Ambrosini, Zambrotta, Inter che deve prendere le misure, lo fa subito con un bel anticipo di Christian Kivu, pronto a innescare una ripartenza, poi Milito, bene Dechi, palla profonda per Sneijder, attenzione Sneijder per Eto'o, siamo al limite, carica al destro il suo tiro e la palla va a lambire l'incrocio alla sinistra di Storari, tutto questo al primo minuto, il tiro del Re Leone con la palla che va a lato, ma subito la ripartenza veloce, Inter che a questo punto mi dà quasi l'idea di voler aspettare il Milan e cercare di trovare delle ripartenze con ovviamente la squadra rossonera molto sbilanciata. Forza ragazzi, Storari al rilancio, Ronaldinho e Pato, i due attaccanti, palla lunga, la testa di Kivu, poi Thiago Silva, appoggia Seedorf di prima per Jan Kulowski, ancora Thiago Silva cerca la profondità per Pato con il petto, appoggia lateralmente per Zambrotta, Thiago Motta viene qua a chiudere, Ambrosini attaccato da Milito, Pato parte in dribbling, allarga per Zambrotta, va a prendere pallone centralmente, il cross del numero 15 del Milan, poi c'è Wally che allontana, Seedorf che recupera uno contro uno con Maicon, sovrappone Jan Kulowski sulla sinistra, Seedorf la gioca centrale per Ambrosini che cerca il lob dentro, la testa di Lucio che allontana, poi c'è un bellissimo intervento di Thiago Motta eccezionale a saltare Zambrotta e rilanciare in profondità per Eto'o, uno contro uno con Thiago Silva che con Nesta riesce a vanificare il disturbo uno contro uno con Milito, poi c'è l'errore di Nesta, recupera Sneijder, si riparte con il drago, Dechi avanza, palla ai 40 metri sulla sinistra per il principe, Sneijder
Ancora Milito all'indietro per Thiago Motta, Inter che non ha voglia e non ha necessità di dover accelerare il ritmo. Il capitano, giro palla sulla destra per Maicon. Maicon controlla, vediamo se si scalda qualcuno. Intanto nessuno, tutto fermo sulla nostra panchina. Ricordiamo che Milan ha già fatto due cambi dei tre a disposizione. Sono entrati Seedorf e Ambrosini. Rimangono in panchina Onyewu, Inzaghi, Huntelaar e Abate. Difficile pensare che entri una punta. Chivu e Thiago Motta sul pressing dei rossoneri. Palla in avanti per Milito, è imprecisa la giocata di Thiago. La palla va in out, Zambrata con le mani, in panchina con José Mourinho. Ci sono Toldo, Cordoba, Muntari, Viera, Suazo, Santone e Balotelli. Seedorf avanza, parte in dribbling, allarga il pallone lateralmente sulla destra per Pato. Ancora Seedorf che viene a gestire questo pallone. Adesso c'è la mobilità di Pirlo, cerca l'1-2 con Ronaldinho. Lucio! L'uomo in fra che esce elegante, poi si prende un brutto fallo da Ambrosini, ma c'è Sneijder che tiene palla, Lucio Dolorante a terra, Milito mette il pallone fuori perché c'è un intervento brutto e ci dovrebbe essere l'ammonizione per Ambrosini. Vediamo. Intanto siamo andati a documentarci sulla la non espulsione di Gattuso per il fallo da rigore su Eto'o. La regola dice in maniera chiara che è cartellino rosso quando viene fermato con una chiara occasione da gol un giocatore davanti al portiere, e questo può essere punito con un calcio di punizione o con un calcio di rigore, e comunque c'è il cartellino rosso. Collina di contro dice che quando è rigore forse è sufficiente dare rigore e cartellino giallo. Insomma, vai a capire se conta di più la regola o ciò che dice Collina. Tant'è. A quanto pare conta più quanto dice Collina, perché Rizzoli ha dato rigore e cartellino giallo. Decchi cambia sulla destra per Maicon, Seedorf va al disturbo, palla giocata sul capitano. Decchi ancora al centro del campo, cambia tutto sul fronte di sinistra per Christian Chivu. Viene Ambrosini al disturbo, palla fuori per Thiago Motta che ha sbloccato con una bellissima giocata, che ha impostato e che ha concluso. Ha trovato il primo gol, Milito, Thiago Motta, attenzione, cerca Eto'o, qui si va a buttare sui suoi piedi Nesta, anzi Zambrotta, favorendo il recupero di Storari. Intanto Jankulowski, palla per Pirlo, Sneijder è già lì, Pirlo si libera bene del pallone per Ambrosini, Ambrosini per Seedorf, cercano i tre di far circolare la sfera, Zambrotta avanza, Pato cerca l'1-2 con il compagno di difensore che scambia ancora con Pato, uno contro uno con Chivu, c'è subito in seconda battuta Thiago Motta, palla fuori di Pato per Ambrosini, Ambrosini gioca lateralmente per Pirlo, attaccato da Sneijder, palla fuori per Seedorf, Seedorf mette sulla destra per Zambrotta con Chivu pronto a chiudere, Zambrotta carica il cross rimpallato da Chivu in out, è laterale con le mani, se rincarica Zambrotta che scambia con Clarence Seedorf, Seedorf uno contro uno con Thiago Motta, cerca di andare, carica al sinistro, rimpalla Wally con il corpo, poi Thiago Silva allarga il pallone per Jankulowski, c'è già il capitano a chiudere, palla ancora per Seedorf che mi sembra entrato subito in partita, Jankulowski, palla per Pirlo, molto largo, gioca il pallone all'indietro per Thiago Silva che cerca e trova la collaborazione di Nesta, Inter che rimane un po' lì in stand by, Nesta avanza libero da disturbo fino alla linea mediana, tocca per Pirlo che deve rendergli ancora il pallone perché Decchi è in agguato, e allora eccolo qua Pirlo con Decchi che va in pressing, e allora ancora Nesta, Milan che però non avanza, Nesta prova a far da solo, allora cerca di trovare il varco, appoggia indietro a Pirlo, Pirlo gioca facile per Seedorf che può aprire per Jankulowski, invece verticalizza per Ronaldinho, ma c'è Lucio che esce, palla al piede con eleganza e cerca il lancio in profondità per Milito, troppo profonda però la giocata, Storari recupera, applausi da parte del pubblico anche di Milito, palla che viene giocata da Ambrosini, Sneijder lo va a contrastare, allarga sulla destra per Zambrotta che avanza, palla al piede oltre la metà campo, scambia con Pato che si gira inseguito, attenzione, cerca di andarsene in slalom, salta tre giocatori ma è sempre lì, e allora Chivu e Thiago Motta a chiuderlo, palla per Zambrotta, Zambrotta ancora per Pato, Pato che gioca all'indietro, il pallone per Pirlo, c'è il capitano su di lui, attenzione, Jankulowski può allargare per Seedorf, attenzione che hanno fatto troppo facile questo giro palla, Seedorf cerca di andare, il cross Maicon rimpalla, ancora Seedorf, c'è anche Eto'o dentro l'area di rigore, pensate la generosità dei nostri attaccanti, Thiago Silva, palla larga per Jankulowski, Jankulowski scambia con Seedorf, Seedorf cerca il cross a tagliare l'area di rigore, Pato di testa la rimette in mezzo, c'è l'intervento di Wally che svirgola, pallone controllato da Maicon con il petto messo giù, appoggiato in cassaforte, cioè dal capitano che fa ripartire l'azione, Inter che mi sembra voglia aspettare Milan per trovare delle ripartenze, d'altra parte anche il fatto di giocare con un uomo in più farà spendere molto ai rossoneri, e ricordo che fa molto caldo a Milano, Thiago Motta
Palla giocata sul Principe, uno contro uno con Zambrotta, allora palla giocata all'indietro per Dechi, Dechi per Schneider che controlla l'altezza del cerchio di centrocampo, appoggia per il capitano che fa correre subito sulla destra per Maicon, si deve far girare il pallone molto rapidamente e allora Maicon va dentro, attenzione all'azione personale, Maicon carica al destro, palla che taglia l'area di rigore, va a lato, una conclusione al minuto 8 di Maicon con la palla che termina a lato, buona la sua azione personale, storare il rilancio, si scalda anche Ignazio Abate, mentre Ignazio Abate e Untelar, questi due che si stanno scaldando, nessuno sulla nostra panchina. C'è rilancio a testa di Thiago Motta, fallo ai danni di Ambrosini, punizione per il Milan, battuto Ronaldinho, viene basso a prendere palla, chiamano due con Pato, gli tocca via il pallone Lucio con la solita giustezza, e allora il capitano Cristian Chivu, palla giocata su Thiago Motta, ancora Chivu gioca il pallone facile su Zanetti, sulla destra si fanno vedere Maicon e Dechi, si rimane sulla rive gauche con Chivu, Schneider, ancora Thiago Motta, Inter che gestisce il pallone con il fraseggio nello stretto, Thiago Motta, il Principe, ancora Thiago, palla che viene giocata per Chivu, Wally, Wally per Lucio, sulla destra Maicon, il giro palla porta, l'azione sulla destra con Dechi che va in supporto e prova ad accelerare, palla giocata su Schneider, appoggia fuori per il capitano, di prima per Thiago Motta, il movimento di Schneider, chiama la profondità e Eto'o, non si rischia la giocata, Leonardo si arrabbia con i suoi perché ci fanno giocare senza andare a fare pressing, Thiago Motta controlla, ancora Schneider, ancora per Thiago Motta, sale il pressing di Pirlo, Cristian Chivu, allora si va all'indietro da Lucio, anzi è Wally, palla che viene giocata da Chivu, Schneider all'indietro, attenzione, attenzione che c'era Pato in agguato, allora Schneider viene a riprendere la sfera, cerca di innescare con un lancio calibrato Milito, bravissimo Thiago Silva, bravo Thiago Silva ad anticipare, ma grande palla di Wesley Schneider che ha giocato un gran pallone in profondità, Jan Kulowski riparte il Milan dopo almeno due minuti di possesso palla dell'Inter, Pirlo, palla giocata su Seedorf che allarga sulla sinistra per Jan Kulowski, lo va a prendere Maicon, si muove bene Seedorf nello spazio, salta con un tunnel Dechi, cerca la profondità, c'è l'intervento di Lucio e andiamo ancora in contropiede con Schneider, Eto'o e Milito, attenzione, attenzione a Schneider, arriva al limite, carica il sinistro e la palla va a lato, ha cercato l'azione personale Schneider cercando la conclusione di sinistro, terzo tentativo a lato nei primi 10 minuti, tutte e tre azioni frutto di ripartenze, quindi l'atteggiamento è questo, li facciamo giocare e poi cerchiamo di rubar palla e ripartire, quando invece abbiamo palla cerchiamo di tenerla, di fare un buon possesso, tanto Ronaldinho va a disturbare Dechi, gli tocca via il pallone, Pato, poi Dechi se lo va a riprendere, Maicon si libera di Pato con una finta e avanza con azione personale, salta un uomo, un secondo, un terzo, arriva ai 40 metri, cambia tutto sulla sinistra per Milito, applausi per il colosso, autore di un grandissimo gol, Schneider carica il destro, mamma mia, oh, mamma mia, applausi, Wesley Schneider, applausi, alto, ma prende palla ai 30 metri, si gira e fa partire un pallone che scende all'improvviso e va a sfiorare la traversa, grande giocata, grande giocata, il rilancio di Storari, siamo 3-0, sono 11 minuti nel corso del secondo tempo, Lucio controlla Seedorf e innesca Pato, forse in fuorigioco, palla recuperata da Pato che punta Lucio, alle sue spalle va Maicon in disturbo, all'indietro allora il pallone per Seedorf, sovrappone Jan Kulowski, Seedorf cerca il taglio dentro per Ronaldinho, impreciso, Giulio Cesar recupera e subito con i piedi, palla buona per Cristian Chivu, bravi ragazzi. Palla che viene giocata in profondità, buono il pallone per Schneider, attenzione Nesta, se la vanno a giocare alla meglio il nostro, palla dentro per Milito, grande giocata, Milito numero in mezzo a tre, poi viene strattonato, gli toccano via il pallone, esce Thiago Silva, Ronaldinho, uno contro uno con Chivu, si gira, cerca di andare, palla al piede, Ronaldinho è chiuso, gioca il pallone facile su Pirlo, Pirlo per Seedorf, ma bellissima la giocata di Wesley Schneider di poco fa da terra. Palla che intanto Mourinho reclamava forse un'irregolarità da Schneider, palla che viene giostrata su Seedorf, iniziano a riscaldarsi alcuni dei nostri che forse stanno riscaldando nel tunnel, chissà,
palla che viene giocata da Nesta, Nesta per Zambrotta. Zambrotta può avanzare, palla al piede, si alza a montare intanto dalla panchina, primo dei nostri che va a fare riscaldamento. Ambrosini controlla il pallone, arriva ai 35 metri, lo gioca orizzontalmente per Pirlo. Pirlo si deve liberare di Sneijder, allarga sulla destra per Pato. Mourinho che dice vieni qua, accorcia di più, chiama lo scambio con Zambrotta. C'è l'intervento pulito di Wally, poi Chivu, poi Thiago Motta. Possiamo ripartire con il pallone giocato su Eto'o. Eccolo qua, Re Leone, uno contro uno con Nesta, lo vanno ad attaccare in due. Palla fuori per Christian Chivu, si fa attaccare, poi potrebbe cambiare il gioco dalla parte opposta. Fa così infatti per Lussio che si abbassa per favorire la giocata semplice. Può ripartire con Maicon sulla sua destra oppure il capitano sulla verticale. Maicon parte, verticale immediata per Milito, si gira, cercano due con Thiago Silva. Pirlo però recupera il pallone e mette in movimento Ambrosini, siamo un po' sbilanciati. Ronaldinho, attenzione che può puntare, faccia alla porta sulla sua sinistra Seedorf, cerca il taglio ma rimpalla a Dechi. Ancora Ronaldinho, ancora uno contro uno con Dechi, palla larga per Seedorf, posizione regolare, cerca di saltare il capitano, lo salta, va dentro, guadagna il fondo, attenzione, e c'è il cross che taglia l'area, ma c'è Chivu che mette tranquillamente il pallone in tribuna con Mourinho che sta urlando di tutto ai suoi. E c'è un problema per Thiago Motta, problema per Thiago Motta, problema per Thiago Motta che si accovaccia a terra, c'è il cambio dentro Muntari, problemi per Thiago, vediamo che una smorfia di dolore sul suo volto, deve lasciare il terreno di gioco, penso per un problema fisico. Eccolo qua, Thiago Motta, protagonista, ha fatto una grandissima partita e deve lasciare al minuto 14 dentro Suley Muntari che ha iniziato un rapidissimo riscaldamento. Tutto questo al minuto 14, dentro Muntari, fuori Thiago Motta, problemi fisici per Thiago. Applausi da parte del popolo nerazzurro presente allo stadio e di chi ama il calcio, perché ha fatto una grande partita Thiago Motta. Un'ora di gioco di altissimo profilo per questo ragazzo, la sua seconda gara ufficiale in campionato, condita da il gol nel derby. E vedete che è qua una contratturina, probabilmente fa l'allungo ad inseguire l'avversario, la smorfia di dolore si tocca dietro la coscia destra e quindi un problema muscolare, speriamo niente di che, eh. Palla che viene giocata adesso lateralmente, Ambrosini gioca per Pirlo, Muntari entra subito in partita, Nesta, ancora Pirlo, Wesley lo va a contrastare, gioca bene Pirlo, il pallone sulla destra per Zambrotta che può avanzare, Pato largo, ruolo di ala, lo va a prendere Muntari in consegna, lo punta, viene saltato, può andare al cross, parte la traiettoria, il colpo di testa di Lussio che allontana, poi recupera il capitano il pallone, Sneijder reclama la sfera dai piedi di Zanetti, con autorità la va a prendere e lancia benissimo Eto'o, se ne può andare Re Leone, Traforino, Montblanc, Thiago Silva, carica al destro, rimpalla Nesta, ragazzi che spettacolo la nostra Inter. Il pallone teso di Sneijder, bellissimo a tagliare il campo che sbuca proprio nella zona dove arriva Samuel Eto'o. Con le mani Christian Chivu, cronometro 16 minuti, palla giocata da Sneijder, Chivu, Sneijder si ferma, scambia con Dechi, attaccato, attenzione, Seedorf gli porta via palla, allora Pato cerca di ripartire, Dechi lo butta giù, calcio di punizione, fa bene il Drago, meglio non concedere niente. E quindi si riparte con una punizione in favore del Milan per il fallo di Dechi Stankovic che si va a riposizionare tra Lussio e Samuel. Ambrosini, punizione battuta, Pirlo, Milito viene al disturbo, Pirlo si deve girare, Milito non lo molla, retropassaggio per Ambrosini, fa giro palla su Seedorf, esce il capitano a disturbare l'olandese, suo compagno all'Inter qualche stagione fa, poi c'è un lancio in avanti con Pato che si butta a terra. Si rialza prontamente, sta benissimo. Muntari, si fermano i nostri mentre c'è un cambio in arrivo in casa Milan. Sta per entrare Pato che va a provocare Christian Chivu. Zanetti scambia con Munta. Attenzione Muntari, potrebbe cambiare tutto sulla destra per Maicon che reclama il pallone là in fondo, non rischia. E allora Chivu, Pato lo va a puntare, vediamo se
entrerà Puntelar al posto di chi? Zanetti si libera di Ronaldinho con una Veronica e poi cambia tutto sulla destra per Maicon. Maicon che avanza, palla al piede, ancora capitano, 17 minuti, Munta, attenzione, cambia tutto, brutto fallo di Pirlo, potrebbe essere ammonito Sneijder, cerca, trova Milito, Milito che carica il destro, allarga bene per Maicon, Maicon tenta il tiro, cross, Thiago Silva, ancora Maicon, contro cross, secondo palo, Eto'o, e gol, annullato per fuorigioco, annullato per fuorigioco al minuto 18, annullato per fuorigioco. Rivediamola, la posizione irregolare c'era. Allora, fuori Ronaldinho, dentro Huntelaar, fischia il pubblico. Fuori Ronaldinho, dentro Huntelaar, vuole due punte vere. Tutto questo al minuto 18. Ricordo che il Milan sta giocando in 10 uomini per l'espulsione del suo capitano Gattuso. Colpo di testa intanto di Dechi, bravissimo, che appoggia all'indietro il pallone per Julione Cesar. E si riparte ancora una volta, Inter in vantaggio in casa del Milan per 3-0. Maicon, palla per Milito, protegge, scarica sul capitano, capitano attaccato da Seedorf che gli porta via la sfera, Milito se la va a riprendere, cerca il numero con Thiago Silva che morde, poi Zanetti, il pressing dei rossoneri, il fallo ai danni del capitano commesso da Pirlo, calcio di punizione già battuto, Dechi, palla di prima per Munta, si riparte con Eto'o che reclama la sfera, la va a togliere dai piedi di Muntari, la lascia nei piedi di Sneijder. Allora ancora Muntari, Muntari che allarga ancora per Sneijder, si libera di Ambrosini, palla dentro per Milito che appoggia il capitano, capitano per Maicon, un'azione che ha sempre un senso logico, uno contro uno con Jankulowski, lo punta, si accentra, va dentro, attenzione, Sneijder reclama, il velo bellissimo per Muntari, si può andare al cross dalla sinistra, c'è Ambrosini al disturbo, allora lob, a servire Dechi, Dechi che carica il destro, si vede chiuso, allora allarga sulla destra per Maicon, ancora uno contro uno, anzi Eto'o, Eto'o che viene a gestire questo pallone scambiando ulteriormente con Dechi, poi capitano, poi Maicon in posizione centrale, scambia con Releone, palla fuori per il capitano, Inter che fa giro palla con Kivu, attaccato da Pato, palla controllata da Muntari, Muntari attaccato da Ambrosini, va all'indietro per Wally e allora riteniamo palla noi con Lucio, Lucio per Maicon, si riparte ancora con l'Inter che fa torello del Milan, Zanetti, Zanetti per Sneijder, ancora Zanetti, Zanetti per Samuel, Samuel per Kivu, Kivu attaccato da Pato che ha il veleno nelle, nei tacchetti nei confronti del nostro campione romeno, palla che Samuel cambia sulla destra per Maicon che si beve Seedorf con una giocata delle sue, poi salta anche Huntelaar che lo butta giù, ci sono gli estremi per una maniglia qua, ma l'arbitro grazia Klaas Jan Huntelaar alla sua prima presenza in maglia rossonera in gare ufficiali visto che nella prima giornata non è subentrato. Si riparte con un calcio di punizione che Maicon può giocare corto su Sneijder. Sneijder vede il movimento di Muntari, gioca corto, il pallone facile sul capitano che parte in dribbling, si libera di Huntelaar, gioca la palla su Munta, Munta all'indietro per Dechi, Dechi per Lucio, l'uomo in frac, gioca il pallone ancora per Muntari, Muntari facile sul capitano che appoggia Lucio che di prima cambia su Wally che può far ripartire l'azione. Wally per Kivu, largo sulla sinistra, può avanzare Christian con Sneijder che viene incontro, cerca il taglio dentro per Milito, imprecisa la giocata, Storari recupera, riparte il Milan, si sta scaldando Patrick Vieira intanto, questo potrebbe essere il secondo cambio in casa Inter dopo l'ingresso di Muntari, anche quello di Patrick Vieira, ricordiamo la nostra panchina. Oltre a Vieira, Cordoba, Suazo, Santone e Balotelli, rubano palla ai nostri, si riparte con Maicon, binario di destra, sovrappone il Drago, vediamo se lo serve, Maicon, palla per Dechi, bellissimo, il cross, la grande spaccata di Zambrotta con Eto'o che era lì pronto, poi la testa di Ambrosini, recupera Muntari, Inter padrone del campo, Munta può andare al controcross, la gioca bene all'indietro per Dechi che può caricare il destro, il suo tiro, e gol, e gol, e gol, e gol, e gol, la fiammata del Drago! La fiammata del Drago! Applausi al Meazza! Poker! 22! Sono 4! Dechi per il 4-0! Un pallone bellissimo che va a mettere all'incrocio di... Vai! Shushan poi! Shushan poi!
gli vanno a lustrare le scarpe perché ha fatto un colpo eccezionale Deki Stankovic. 4-0 per noi, è pronto a entrare Patrick, probabilmente uscirà Sneijder. Rivediamo, vedete che carica il destro, palla imprendibile per Storari, poker, e Maicon dice su ragazzi, vi voglio sentire, guardate che bello, collo esterno, mamma mia, col telecomando non la metti là, spettacolo al Meazza. Milan 0, Inter 4, dice anche il tabellone, ci credete? Credeteci, è vero. Clarence Seedorf, forza ragazzi, Clarence Seedorf, riparte il Milan, un bel esordio per Leonardo. Jankulowski si libera del capitano, mette in avanti per Seedorf che allarga sulla sinistra per Pirlo, Seedorf cercano la giocata in rapidità, Deki, Maicon sullo stretto, il capitano, palla per Sneijder, Munta, si riparte, forza ragazzi, adesso aspettiamo anche il gol del Re Leone, un bel gol di Eto'o andrebbe bene perché ha fatto grandi cose, si è propiziato il gol che ha sbloccato la situazione di vantaggio singolo guadagnandosi il calcio di rigore trasformato da Principe Milito. Intanto il pubblico inizia ad andarsene, pubblico ovviamente di fede rossonera perché i nostri sono tutti là che festeggiano. Tanto Munta controlla, è servito da Sneijder, attaccato, resiste, tiene palla, la perde, è regolare secondo l'arbitro. Allora Sneijder su Pirlo che si libera del pallone lateralmente per Seedorf, peccato, ha cercato Montari di dare il pallone indietro, si va a scaldare anche Mario Balotelli, palla che viene giocata da Seedorf lateralmente per Jankulowski e il popolo nerazzurro canta festoso e allegro per i 4 gol di vantaggio nel derby. Palla dentro per Untelar, attenzione al movimento a taglio e c'è la chiusura, è bravissimo Lucio, bravo perché costringe all'errore Untelar. E allora si riparte con il rilancio di Julio Cesar. Palla che viene messa giù con molta calma e si può ripartire, rivediamo intanto, guardate come gli illustrano la scarpetta. Grande gol del Drago, questi sono i suoi colpi, Poi lui è uno che nel derby segna sempre. C'è rilancio, la testa di Ambrosini, Pato lo attaccano in tre, fuori gioco di Untelar, no, dicono, allora entra in area, carica al destro Giulione in due tempi con Chivu che poi allontana, Munta che tiene la palla viva, lo va a attaccare immediatamente Ambrosini che gli mette la palla in out e rimessa a nostro favore, rimessa a nostro favore che andrà a effettuare Christian Chivu con calma, non hanno capito se è a nostro favore, allora adesso gli stanno spiegando, rivediamo il tiro di Huntelaar al minuto 25, possiamo dire che è la prima parata di Julio Cesar questa, vado a memoria, è la prima parata di Julio Cesar, intanto c'è il fallo su Milito commesso da Nesta, calcio di punizione mentre è pronto forse un altro cambio in casa Inter, mi sembra che Patrick Vieira sia pronto ad entrare sul terreno di gioco, José Mourinho, cantano i tifosi, Munta, Chivu e si va su le note di una famosissima canzone a cantare José Mourinho con Lucio che gestisce il pallone, intanto sono 78.000 gli spettatori presenti per 2.300.000 euro di incasso, il 18% di questa parte verrà all'Inter per le regole ristabilite dalla Lega Calcio proprio in questa settimana. Lucio cambia tutto sulla sinistra per Chivu, va ad aiutarlo Sneijder, allora viene servito, c'è il movimento di Muntari, ancora Sneijder, guarda il movimento del capitano, mette dentro per Eto'o che cerca la veloce, Muntari anticipa Nesta ma regala di fatto la palla a Storari e può far ripartire l'azione il Milan con il rilancio del suo portiere che non sa chi dare il pallone, allora calcia lungo cercando Untelar, Lucio e Deki vanno in due sul pallone, non c'è bisogno dice Deki a Lucio, c'ero io già qua, Maicon si riparte ancora, Inter che non si vuol fermare, Maicon che va dentro da solo, Seedorf riesce a sottrargli la sfera, poi Pirlo attaccato sempre da Sneijder, ha fatto una grande partita Wesley Sneijder, palla giocata da Seedorf gioca all'indietro per Jankulowski per Ambrosini si ferma e cambia tutto sul fronte di destra per Zambrotta, è il momento di Patrick Vieira,
è pronto Zambrotta a scambiare con un compagno, non c'è nessuno in avanti, allora dalli indietro a Nesta che cambia tutto sul fronte di sinistra per Jan Kulotki che appoggia Pirlo, di prima per Seedorf, l'anticipo di Dechi, poi Thiago Silva, Ambrosini, Seedorf attaccato, colpo di tacco ancora per Ambrosini, Jan Kulotki, si districano bene nella zona molto trafficata del centrocampo, Seedorf però è sempre nel Milan, non riesce, tra l'altro difesa altissima nostra, Pirlo attaccato da Muntari, lo raddoppia Eto'o, c'è il fallo del Re Leone, calcio di punizione, cambio in casa Inter. E allora vediamo chi esce, esce fra gli applausi dello stadio il nostro nuovo eroe, Wesley Sneijder. Grande presenza, grande partita, il suo debutto, lo vanno ad applaudire, ad abbracciare tutti quanti, lo salutano in piedi il popolo nerazzurro della Nord, lui saluta e ringrazia. Al minuto 28 entra Patrick Vieira, ma che esordio ragazzi! Grande prestazione di Wesley Sneijder, grandissima prestazione. E Mourinho se lo va subito a coccolare con una carezza, poi c'è l'intervento di Kivu su Pato, Mourinho che gli dice a Kivu non stare a protestare, vai dietro, riprendi posizione. Ambrosini, riparte il Milan sotto per 4-0. Palla giocata da Seedorf per Jan Kulotki. Jan Kulotki, Seedorf, Seedorf cerca il taglio per Huntelaar, palla per l'uomo invisibile, si riparte con la rimessa e sono 29 i minuti con i ragazzi in vantaggio per 4-0. Li ricordiamo tutti i marcatori, ma perché no? Thiago Motta, Milito, Maicon, Stankovic. Ecco Maicon, scambia con Lucio. Lucio ha avuto una grande occasione, è stato bravissimo Storari sul finire del primo tempo. Palla giocata larga, si intromette bene Jan Kulotki, Huntelaar, Jan Kulotki pronto ad andare al cross, traiettoria che taglia l'aria, ma c'è Giulione che recupera sul primo palo questo pallone calciato male dall'esterno della Repubblica Ceca. E allora con le mani Patrick Vieira che è andato a prendere la posizione di interno che aveva Muntari, Muntari che è lui che giocherà un pochettino più avanzato. Ecco Munta che lancia in profondità per Eto'o, esce Storari con i piedi, manda in tribuna un pallone che altrimenti poteva senza intervento diventare vergognoso, mentre c'è un po' di querel fra i sostenitori rossoneri e quelli nerazzurri. Intanto si riparte con la rimessa in gioco effettuata, Muntari attaccato da Ambrosini, resiste all'irregolarità del pesarese cambiando per Vieira, Vieira per Christian Kivu attaccato da Zambrotta, palla ancora per Patrick che gioca il pallone sul capitano Munta. Pallone giocato da Kivu per Muntari, Muntari per Kivu, cambia il gioco tutto sul fronte opposto per Lucio, Lucio per Dechi Stankovic, Dechi ancora per Vieira, palla ancora per Dechi, un po' troppo lunga, Kivu però bravo, se la va a tenere viva, Muntari va nello spazio Vieira e si avanza ancora con il Re Leone, si ferma, si gira, lo attacca Pirlo, attenzione che ci prova, va da solo il tiro, uia, lambisce il palo alla destra di uno Storari che non aveva ancora capito. E allora occasione anche per Samuel Eto'o, bellissima la sua botta, palla che sfiora il palo. Quando sono 31 i minuti di gioco nel corso del secondo tempo, Inter in vantaggio per 4-0. Fallo di Wally ai danni di Huntelaar, unico ammonito in casa Inter, e Walter Samuel nel Milan ammoniti Flamini nel primo tempo e espulso poi per doppia ammonizione Gattuso. Tanto Seedorf perde il pallone allungandoselo un po' troppo, Lucio di esterno lo dà indietro a Giulio Cesar che si libera di Huntelaar con una finta, gioca il pallone al limite su Maicon, poi Samuel la calcia via, Muntari la va a intercettare all'altezza della mediana del campo, c'è il fallo di Pirlo ai suoi danni, c'è un calcio di punizione per noi. Un Inter che mi sembra anche più in gamba, come dire, ha più freschezza, arrivano sempre prima i nostri. Bisogna tornare, pensate, alla stagione 66-67 per trovare un 4-0. Furono Cappellini, Facchetti, Suarez e Domenghini a segnare i gol in quella partita. Molti non erano ancora nati, pensate. È un risultato che non si verifica di frequente. Munta difende bene, Traforino, bellissima l'azione, Vieira, c'è il taglio di Milito, attenzione Patrick, arriva al limite, cerca di andare dentro da solo, poi un rimpallo, ancora Muntari, attenzione, attaccato da Ambrosini, arriva Dechi, ci riprova, Dechi il tiro, respinta Milito, mamma mia!
la doppia parata di Storari, ancora occasione da gol per noi, il tiro di Decchi, la respinta di Storari e poi sulla ulteriore respinta, ma era in fuorigioco Milito. Tanto c'è un grande intervento di Chivu su Pato, spettacolo al Meazza, spettacolo al Meazza, capitano avanza e tu vuol fare gol, attenzione Patrick, andiamo avanti, non fermiamoci ragazzi, se ce n'è andiamo, capitano scambia con Milito, Thiago Silva morde, monta, cambia tutto sulla destra, aria buona da quella parte, Maicon riceve, lo contrasta Jankulowski, lui lo punta, cerca e trova la collaborazione ancora di Zanetti che può andare a cross, cambia ancora con Maicon, lo attaccano in due, cerca di andare fuori il capitano, fuori per Montari, può caricare il sinistro, ci prova il suo tiro e la palla è alta, ormai ci provano tutti, dentro Mario, chi è che esce? Milito, il principe, applausi per lui, applausi per Diego Milito che ha fatto una grande partita, ha segnato un gol, esce fra gli applausi del popolo nerazzurro. Bravo principe, primo gol in campionato, in stagione per lui. Saluta tutti quanti, esce ricevendo la meritata standing ovation ed è pronto ad entrare anche Mario Balotelli per il quarto d'ora finale. E allora andrà a far coppia con Samuel Eto'o che ha speso in settimana delle parole eccezionali su Balotelli, ha detto questo ragazzo è veramente, ha delle qualità veramente uniche e ci penserò io, adesso cercherò di fare con lui quello che hanno fatto con me quando ero giovane i grandi campioni con cui giocavo. Intanto Huntelaar prova un'azione personale, c'è un intervento irregolare fischiato a Decchi e ai suoi danni e allora l'intervento di Lucio è inutile perché era uscito palla al piede, ma l'azione era già stata fermata dal fischio del signor Rizzoli, che è il secondo derby. Il primo avevamo vinto noi 2-1, il secondo stiamo pure vincendo noi. Calcio di punizione da battere Andrea Pirlo. Giulio Cesar dice non voglio barriera, lasciate libero, fatelo tirare poi vediamo. Infatti non mette barriera e Pirlo vediamo se tira, probabilmente sì, si aspetta di avere una barriera, senza la barriera un po' più dice dove tiro, ci prova, tira, rimpalla Vierà con il volto, non c'era bisogno di mettere la barriera. Con le mani Zambrotta pronto a rimettere, 35 minuti, Inter 4, Milan 0, anzi Milan 0, Inter 4, giochiamo in casa loro, giusto ricordarlo. Zambrotta con le mani, Huntelaar viene incontro, Chivu tampona, Vierà pressa, Huntelaar protegge, Balotelli raddoppia, poi il rilancio di Chivu, Eto'o sbuca alle spalle ma c'è Thiago Silva. Ottimo questo acquisto da parte del Milan, Thiago Silva è un ottimo difensore, lo sta dimostrando gara dopo gara. Pirlo, anzi Jankulowski, avanza palla al piede, cerca la sciabolata per Pato, posizione irregolare, dice l'assistente di destra qua in basso. Allora Pato punta Chivu che lo butta giù, c'è la munizione per Cristian Chivu che ha dato una rasoiata, come si dice in gergo, all'attaccante rossonero, quindi secondo ammonito in casa Inter. Rivediamo, eccola qua l'entrata, gli prende secco il piede. State un po' di scintille prima fra i due, secondo me Chivu quando si è visto saltato non ci ha pensato due volte andare a zampargli il piede, come si dice, gli ha zampato la zampa. Mourinho che sta dicendo di tutto perché c'è un uomo solo, teme la palla giocata bassa per il movimento a uscire di un rossonero, Rizzoli si allontana, si può battere questo calcio di punizione, tutta l'Inter tranne Eto'o e dentro l'area. Traiettoria battuta, colpo di testa di Maicon, poi monta, un rimpallo, ancora Maicon in bicicletta, palla campanile su cui Jankulowski di testa arriva per primo, allontana, poi capitano l'appoggia per Mario, ha un buon controllo, Balotelli punta gli avversari, ne ha intorno tre, vediamo cosa cerca di fare, cerca di andarsene da solo con Seedorf che lo butta giù, Rizzoli gli dice alzati, questo era fallo, Seedorf se è visto saltato gli si è buttato davanti, anzi addosso direi, Mario è caduto, tant'è. Thiago Silva vanifica Eto'o con un lob per Jankulowski che va a largo a prendere questo pallone, il pallone giocato in avanti per Pato che adesso parte dal lato opposto, non vuole più stare dalla parte di Chivu, va dalla parte di Maicon, non cambia la sostanza, palla in out, non riesce il dribbling del campioncino brasiliano, rimessa effettuata ma da Jankulowski per Pirlo, Jankulowski gioca per una all'indietro con Thiago Silva che anticipa Eto'o. Gioca il pallone dal cerchio di centrocampo largo sulla destra per la corsa di Zambrotta, c'è Mario che è già qua pronto a chiudere, Inter con tutti gli uomini tranne Eto'o sotto la linea della palla, Thiago Silva per Seedorf attaccato da Decchi, pallone per Zambrotta,
Pallone ancora per Thiago Silva, che cambia tutto sul fronte opposto per un Pirlo molto mobile che si va a togliere dalle zone imbuto, cerca e serve bene Jankulowski dentro l'area, poi il taglio per Pato, trova l'uscita di Wally perentoria e si riparte con Walter Samuel che avanza fino alla linea di metà campo, poi si ferma e dice: che faccio adesso? Io sono abituato che poi la palla la do via. E allora c'è Vieira, calma, tranquillo, Dechi, Patrick, si riparte con Vieira che allarga, pallone sulla destra per Zanetti, ancora Patrick, palla per Maicon che deve allargarsi per prendere questa sfera, sulla sua verticale c'è Eto'o, gli dice cambia il gioco dalla parte opposta, palla che viene giocata sul capitano che cambia tutto sulla sinistra per Christian Kivu, buono il controllo di petto, c'è Sedor su di lui, si fa vedere Balotelli che chiama la profondità ma Kivu gioca all'indietro su Samuel, Samuel che scivola e dà l'indietro per Giulio Cesar, c'è Lucio. 38 minuti, Inter in vantaggio 0-4. Pallone giocato da Lucio per Dechi. Una vittoria netta, direi. Pubblico che se ne sta già andando, stadio che si è svuotato almeno del 35% del pubblico. Vieira cambia tutto sulla sinistra per Kivu. Kivu che può avanzare, cerca l'affondo, attenzione, lo vanno a chiudere e allora chiama la profondità per Mario, Thiago Silva lo spalla via. Ferma il pallone, allora rilancia immediatamente per Ambrosini, attaccato da Muntari. Muntari che va a pressare anche su Zambrotta che rilancia il pallone in avanti con la lotta fra Samuel e Huntelaar. L'olandese protegge questo pallone, viene triplicato dai nostri che escono palla al piede, ma c'è la palla che va in out, è rimessa con le mani per i rossoneri. Se ne incarica, fallo di mano, reclama Kivu. Sedorf, Pirlo, si riparte con il Milan che prova centralmente la percussione con Huntelaar di tacco per Sedorf, può entrare in area Lucio e lui che va a chiudere su Clarence Sedorf. 39 in questo momento, i minuti giocati, 0-4. I gol li ricordiamo tutti di Thiago Motta, Milito, Maicon, attenzione al cross, la testa di Lucio che allontana, c'è un fallo di braccio di Pirlo, l'arbitro ferma il gioco, punizione per noi. Il quarto gol l'ha fatto Deki Stankovic, ma Storari ha fatto almeno tre parate determinanti per far sì che potevano essere 7 i gol. Lo dico, 4 gol realizzati e almeno 3 parate decisive di Marco Storari. Hanno sete i ragazzi in campo, allora qualcuno che può si va a dissetare. Si riparte con Maicon che avanza attaccato da Jankulowski, gioca però nello spazio per Balotelli, contrastato in maniera regolare dalla coppia Ambrosini. Thiago Silva, c'è calcio di punizione con il capitano che batte per Stankovic. Dechi controlla e mette in movimento Vieira, si libera del pallone sul pressing di Ambrosini scambiando con Muntari. Palla dentro per Eto'o, l'intervento di Nesta in anticipo, poi Sedorf riparte ancora il Milan, 40 minuti, forza. Sedorf rallenta e allarga per Jankulowski, partita che ormai è semplicemente, bisogna aspettare il fischio finale. Milan che non è riuscito se non con Huntelaar a fare un tiro in porta in tutta la sfida. Una conclusione alta di Ronaldinho nel primo tempo, poi solo Inter. Padroni assoluti del campo, padroni assoluti della partita. Forza ragazzi. Palla lunga, ci prova ad andare Eto'o, ma è imprecisa la giocata, quindi niente da fare. E allora riparte il Milan con la rimessa affidata a Gianluca Zambrotta che cerca la collaborazione di qualcuno, c'è Pirlo che si fa vedere, provano a servire Pato, Vieira di testa, poi Kivu che viene anticipato, poi un intervento di Pato di spalla, ancora Dechi si va a riposizionare, Pirlo lancia in profondità per Huntelaar, posizione regolare, poi va al tiro, Giulio Cesar recupera. Posizione regolare, bisogna vedere questi lanci fatti bene. Sono due volte che Huntelaar viene trovato in maniera corretta su delle giocate profonde. Vieira, palla in avanti per Balotelli, Christian Kivu. E allora il pallone per Wally, attaccato da Huntelaar, cerca in profondità Eto'o. L'intervento di Nesta, palla che va in out, è rimessa con le mani. 42, 3 da giocare più recupero. Con José Mourinho che sta parlando con Dechi che dice mamma mia sono stanco, non vedranno loro tutti quanti, hanno speso tantissimo i nostri. Mario parte in dribbling, lo contrasta Ambrosini che lo strattona,
poi c'è una stretta di mano fra i due, c'è un calcio di punizione in favore del Milan, già battuto con Zambrotta, Nesta, Thiago Silva, riparte l'azione dei rossoneri con Thiago Silva che prova ad accelerare da solo, mette in movimento Seedorf, attaccato da Patrick, gli tocca via palla, Lucio, l'eleganza, poi il rilancio impreciso di Chivu, Pirlo recupera il pallone al cerchio di centrocampo, allarga sulla destra per Pato, grande giocata di Lucio. Lucio che va a riprendere posizione su Huntelaar, Pato gioca all'indietro la sfera per Clarence Seedorf, pallone giocato per Ambrosini, Ambrosini per Pirlo, Pirlo che gioca lateralmente la sfera per Jan Kulowski che ce la fa a tenerla viva, ma Maicon gli sottrae la sfera, la palla va in out, la rimessa è per il per noi. Rimessa effettuata, capitano, attaccato Lucio, Lucio per Giulio Cesar, Giulio Cesar per Maicon, va a pressare Seedorf, gli si fa contro Dechi, viene servito, perde palla, pericolo, attenzione, Huntelaar entra in area, va al tiro, ferma, tutto fuori gioco di rientro dei rossoneri, fuori gioco di rientro, quindi fuori gioco di rientro per fortuna. E allora sono 43:30, ci sarà da giocare ancora 5-6 minuti circa, perché ci sarà un po' di recupero, ma la voglia di tutti quanti i protagonisti in campo in questo momento è quella di terminare la sfida, in Milan perché teme di subire altri gol e non ha modo per rimettere in piedi la partita. L'Inter per la stanchezza accumulata nel corso della sfida, Pato raddoppiato, Vieira esce in tackle, poi il rilancio di Zambrotta sul pressing di Balotelli, diventa un passaggio a Giulio Cesar che con le mani mette in movimento Wolli, palla al limite, servito Chivu, largo sulla sinistra, capitano viene incontro, quanto ha corso Zanetti, quanto ha corso Dechi, che grande pari da tutti quanti, il nostro nuovo Wesley Sneijder, grande protagonista, palla di Vieira per Samuel, impeccabile, scambia con Dechi, Lucio eccezionale, Chivu perfetto su Pato che l'ha puntato con metodo, c'è pallone che viene giocato in avanti su Eto'o, generoso e diabolico nelle sue, nei suoi movimenti che hanno messo sempre in difficoltà la retroguardia del Milan, Thiago Motta come dimenticarlo, il principe Milito, attenzione Maicon, veramente una partita superlativa di tutti i nostri campioni, un Inter che ha messo subito le cose in chiaro, se qualcuno voleva capire quali sono i valori del campionato dopo il pareggio col Bari, c'è questa partita, guardate, noi siamo così, poi per carità il cammino è lungo, non vuol dire niente, ma una vittoria come questa è una vittoria perentoria, un messaggio forte, 3 punti comunque . E l'arbitro dice che basta così, l'arbitro non dà extra time, dice basta così, Milan 0 Inter 4, Motta, Milito, Maicon e Dechi, questi nomi sul tabellino, festa grande, grande Inter, grazie ragazzi, una vittoria d'agosto ci mancava, l'abbiamo ottenuta, una vittoria strameritata, un Inter padrona assoluta del campo, padrona assoluta di Milano. È tutto dal Meazza, da Roberto Scarpini, Milan 0 Inter 4, grazie campioni.